Allora, sul tema del 5G, prima bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà di fare il 5G rispetto a oggi. Allora, quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stato questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada, se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente, avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Possiamo fare un robot che lavora dentro il corpo umano, quindi un anticorpo artificiale sostanzialmente, un qualcosa che faccia la cosiddetta Theranostics. In futuro incontrerete molto spesso questo nome, è un merge di terapia e diagnostica, un oggetto intelligente molto piccolo che è in grado di viaggiare nel corpo umano, trovare la cellula malata, sedercisi sopra e rilasciare in quella sede il medicinale che serve o addirittura trascrivere la correzione, la sequenza genetica che vogliamo trascrivere, quindi è un'ambizione infinita che c'è dietro questa tecnologia. Oggi per fare queste cose si usano dei nanocomponenti che hanno la grandezza di qualche decina di nanometri. Normalmente un nanometro sono 3 atomi in fila, quindi se vi dico che ho un oggetto di 10 nanometri sono 30 atomi di diametro. Sono dei piccoli magneti o sono delle molecole che si chiamano dendrimeri, possono essere dei liposomi un po' più grossi, ma insomma noi lavoriamo con quelli magnetici molto piccoli. C'è tutta una biochimica particolare per cui si installa intorno a questa particella magnetica una spugnetta di polimeri che sono per esempio sensibili a variazioni di pH o di temperatura, che assorbono il medicinale e lo rilasciano quando necessario, e intorno a questa spugnetta di polimero ci sono poi diciamo dei gruppi ligandi, delle biomolecole che servono a riconoscere la specifica malattia che stiamo cercando. Tutto questo oggetto overall è 100 nanometri, il sistema immunitario non lo vede, è in grado di penetrare la maggior parte delle barriere cellulari, ematoencefaliche, va in giro, trova la malattia. Siccome è magnetico, rilascia anche un segnale di tipo risonanza magnetica, quindi ci consente di vedere dov'è la cellula malata, e siccome normalmente intorno a queste cellule malate c'è qualche parametro che sballa, tipicamente il pH, è sensibile al pH e quindi riapre la spugnetta e lascia il medicinale. Possono essere anche medicinali multistadio, no? Quindi prima chemioterapia, seconda, terza, seconda di certe mutazioni che conoscete meglio di me, e infine, siccome è un superparamagnetico, se ho un campo magnetico oscillante all'esterno, posso portare la temperatura, alzare la temperatura di una ventina di centigradi e fare anche ipertermia locale. È la cosa più simile ad un anticorpo intelligente di tipo artificiale, robotico, e si comincia a mettere questa roba in vivo per capire come funziona. C'è tanta scienza dei materiali sotto, che parte anche da pubblicazioni importanti. Vedete queste ancorette? Assomigliano proprio a quegli schemini che noi facciamo degli antibody a Y, cose di questo tipo. Questi sono grandi, un'ottantina di nanometri. O possono avere forme diverse, possono essere clusterizzati, possono essere strutture Pac-Man che hanno il bagagliaio, qui si carica il medicinale, o dei cubetti. Vedete, qui c'è una bellissima immagine in cui si vedono queste particelle magnetiche in soluzione ovviamente acquosa, perché devono essere in acqua, visto che il corpo umano è a base acquosa, che sono anche fluorescenti, e questo è un magnete. Allora si vede che muovendo la cuvetta intorno al magnete, le particelle seguono ovviamente il campo magnetico e quindi la loro fluorescenza si accorpa laddove c'è il cluster di particelle che viene tutto compattato. Quello che succede mettendolo in campo magnetico è che facendo oscillare una radiofrequenza esterna la temperatura si alza, e adesso ci sono dei dati molto interessanti. Strutture di questo tipo, questi sono 50 nanometri, sono dei cosiddetti quantum cubes, cubetti quantistici di ossidi di ferro, possono alzare la temperatura oltre 50 gradi. Non c'è cellula che resista a queste temperature per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli. Per il resto, se posso definirla dal punto di vista dei materiali, è ruggine, è iron oxide. E
Quello che succede mettendolo in campo magnetico è che facendo oscillare una radiofrequenza esterna la temperatura si alza, e adesso ci sono dei dati molto interessanti. Strutture di questo tipo, questi sono 50 nanometri, sono dei cosiddetti quantum cubes, cubetti quantistici di ossidi di ferro, possono alzare la temperatura oltre 50 gradi. Non c'è cellula che resista a queste temperature per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli. Comincio praticamente io a bruciare nel vero senso della parola. Io avevo il braccio, il petto in una prima fase e subito dopo, successivamente, tutta la schiena e le gambe, avevo come tanti accendini che mi si accendevano. In seguito a questo bruciore vengo portata da mio marito al pronto soccorso, il pronto soccorso non fa altro che visitarmi, il primo pronto soccorso, e mi manda a casa con la prescrizione di una tachipirina, perché non mi riscontrano nulla. Quando io dicevo ho fatto AstraZeneca una settimana fa, io vedevo due atteggiamenti, mi duole dirlo, o medici che si defilavano o medici che mi consigliavano psicofarmaci. Io in quel momento avevo soltanto un po' bisogno di refrigerio, perché veramente io bruciavo viva. C'erano delle mattine, dopo notti a bruciare, che facevo fatica ad alzarmi dal letto, ero senza forze. Se io devo descrivere che cosa, la testa mi brucia. A me è come se proprio mi andasse in fiamme la testa. Sembra strano, ma ho imparato in questi mesi a convivere con il dolore. La mia vita ruota attorno al dolore. Sono solo alcune delle molte storie di chi pochi giorni dopo il vaccino ha iniziato a stare male. Nessuno sapeva dirmi che cosa mi stesse succedendo e l'angoscia aumentava, perché aumentavano i sintomi ed erano davvero quasi invalidanti. È come se il mio dolore galoppasse, io ho male un po' alla gamba, un po' al braccio, però il dolore non mi va via, il bruciore non mi va via. Questo calvario di forti dolori, insomma, che mi impediscono di stare in piedi più di un'ora al giorno, è cominciato a marzo, cioè una settimana dopo il vaccino, e proseguono tuttora, cioè anche oggi io ho delle difficoltà motorie. Ci sono dei cosiddetti quantum cubes, cubetti quantistici di ossidi di ferro, possono alzare la temperatura oltre 50 gradi. Non c'è cellula che resista a queste temperature per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli. Avevo come tanti accendini che mi si accendevano. Notti a bruciare. La testa mi brucia. A me è come se proprio mi andasse in fiamme la testa. L'altra grande corporation interessata ai chip nel cervello è Neuralink, la società di proprietà di Elon Musk, il fondatore di Tesla, che progetta di portare l'uomo su Marte. Anche in questo caso i progetti di Neuralink sono segreti, ma stando a quanto ha dichiarato lo stesso Elon Musk, l'obiettivo è trovare il modo per integrare intelligenza artificiale e cervello umano. Noi siamo già dei cyborg. Praticamente abbiamo superpoteri grazie al computer o allo smartphone, ma per unirsi in modo davvero simbiotico all'intelligenza artificiale serve un'interfaccia con il cervello, un collegamento diretto tra cervello e computer. Io penso che la soluzione migliore sia avere all'interno del cervello un livello di intelligenza artificiale che opera simbioticamente con te, proprio come fa il tuo cervello biologico. Ma è qualcosa che richiede un intervento chirurgico? No. Puoi iniettarlo nelle vene attraverso il sangue o direttamente nella giugulare. Da lì arriva velocemente ai neuroni. Puoi iniettarlo nelle vene attraverso il sangue. Per capire quali sono i rischi, siamo andati da un luminare delle neuroscienze, Niels Birbaumer. Vuole usare queste tecniche anche nelle persone sane. Certamente può essere un grande business, ma non sappiamo le conseguenze negative di questo, perché e le conseguenze negative possono essere drammatiche, perché non abbiamo nessuna idea cosa cambia nel cervello. Possiamo cambiare permanente la nostra personalità con queste cose. Sembra la trama di un film distopico, ma stiamo parlando di scenari che stanno concretamente prendendo corpo. Riuscire a indurre determinati pensieri nel cervello umano è il progetto a cui stanno lavorando centinaia di ricercatori in tutto il mondo, tra cui anche quelli dell'IIT di Genova. Beh, è una cosa che dovrebbe servire inizialmente, quando si riuscirà a sviluppare queste tecniche in maniera sicura e completa, a ridare le funzioni di base, ad esempio come la vista e l'udito in casi particolari clinici dove si è persa la funzione dell'occhio o dell'udito ma il cervello rimane attivo. E può essere però pensata nel termine ancora più lungo come uno strumento per manipolare le capacità cognitive della persona.
La loro sperimentazione consiste nell'attivare dall'esterno i neuroni e quindi condizionare i pensieri che produce il cervello. Si introducono con delle tecniche genetiche dei piccoli interruttori delle proteine che si possono attivare, quindi accendere o spegnere, possono accendere o spegnere il neurone mandando dei piccoli fasci di luce. In questo modo si induce i neuroni a dire quello che noi vogliamo fargli dire. Voi in questo modo siete in grado di accendere i neuroni a vostro piacimento e farmi vedere quello che volete voi. Esattamente, di generare una sensazione virtuale dove non c'è veramente l'oggetto che si vuole rappresentare. Vale a dire, si può far percepire come reale un'immagine, una sensazione, un'esperienza, sebbene sia solo virtuale. Tali esperimenti, iniziati diversi anni fa, hanno già avuto un esito positivo su cavie non umane. Ma è possibile riuscire a indurre qualsiasi tipo di pensiero, anche, che ne so, una barretta di cioccolato oppure un vestito? In teoria si riuscirà a farlo. Potreste rimandare all'infinito la pubblicità nel cervello di una persona, insomma. Ci sono molte compagnie americane che si stanno muovendo con grossi investimenti perché pensano che questo sia utile per sviluppare le consegne cognitive oltre quelle attuali. Speriamo che la politica di regolazione, in primo luogo negli Stati Uniti, e l'FDA, bloccano questo lavoro. Secondo lei è il caso che questo tipo di tecnologia rimanga nei confini della scienza e della medicina? Questa tecnologia, secondo me, è molto più pericolosa come la tecnologia delle bombe atomiche. Esiste una nutrita comunità internazionale che ha trasformato il superamento dei limiti biologici e il potenziamento umano in una ideologia. Si chiama transumanesimo e ha decine di migliaia di seguaci in tutto il mondo, a partire dalla Silicon Valley californiana. Il transumanesimo è una ideologia sicuramente distopica, quindi un'utopia rovesciata. Le distopie più radicali parlano di mind uploading, cioè di caricamento della mente, la possibilità di trasferire la copia della mente umana su un software dentro un hardware che appunto sia considerato il sostituto della corporeità umana. Quindi la possibilità di immaginare che la propria mente sia inserita in un chip microscopico, che naturalmente avrà bisogno di un substrato che però non sarà più fisico, non sarà più corporeo, non sarà più mortale. Il movimento transumanista ha messo da anni radici anche nel nostro paese. Ha un proprio organismo giuridico, l'Associazione Transumanisti Italiani, e un segretario nazionale, Stefano Vai. Noi abbiamo avuto degli iscritti all'Associazione Italiana Transumanisti, o abbiamo partecipato a dibattiti con persone appartenenti alla sinistra, all'estrema sinistra, all'estrema destra, al centro sinistra, al populismo, all'establishment. In Italia, alcune frange del transumanesimo sembrano ricollegarsi a una tradizione culturale piuttosto lugubre del passato. Stefano Vai ha scritto un saggio dal titolo inequivocabile per la difesa etnica totale, in cui parla di omogeneità razziale e in altri testi ha sostenuto che una società sana è una società totalitaria. L'avvocato transumanista è spesso al centro di polemiche anche per via dello stemma del suo studio legale. Ho notato anche lo stemma, sembra quello dell'SS. C'è stato anche qualcuno che ha detto che è una svastica, può anche essere, che ne so, una... alla barda spaziale, no? Cioè ognuno ci vede quello che vuole. Nel vostro manifesto scrivete anche che siete pronti a prendere in mano il destino della specie, volete conquistare l'umanità. Noi vogliamo assolutamente traghettare l'uomo verso il superuomo. L'etica transumanista ci prescrive, ci ordina di arrivare all'oltreuomo. Se mi dice di che cosa ha paura, ecco, io ho paura dell'effetto capillarmente invasivo di questa ideologia del transumano. Ci sono tracce, diciamo, non piccole di eugenetica. E su questo dovremmo imparare a riflettere di nuovo. Oggi i governi vietano, ma domani, se qualcuno riuscisse a condizionare le scelte politiche, la storia di Cambridge Analytica ci insegna che è possibile. Gran parte dei seguaci del transumanesimo vive nella Silicon Valley e alcuni di loro occupano dei ruoli ai vertici di quelle aziende che stanno investendo su tecnologia, web e genetica. E se nessuno mette un freno, saranno in grado di dettare l'agenda dell'evoluzione umana, indisturbati, e potranno anche presentarla con una certa attrattività.